Come possono i cittadini ricevere informazioni su tutela della salute e dell'ambiente in un quadro normativo come quello italiano che tiene ancora separati questi ambiti? Lo abbiamo chiesto al dottor Pietro Comba, responsabile del reparto di epidemiologia ambientale dell'Istituto Superiore di Sanità, tra i curatori del rapporto Sentieri, lo studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio di inquinamento. Allora, il cittadino parte un po' in salita proprio perché, a causa del quadro normativo da lei richiamato, le nostre istituzioni che hanno competenze da un lato di protezione dell'ambiente e dall'altro di tutela della salute, nella maggior parte dei casi non si parlano, e se si parlano è soprattutto per discutere di qual è la linea di confine che ne separa le competenze. E questo è di scarso interesse per i cittadini. In alcune regioni si sta lentamente superando questo approccio, andando verso l'integrazione, perché quello che interessa al cittadino è capire se condizioni, tecnologie, insediamenti presenti nell'area in cui vive possono causare un impatto sulla sua salute a causa della contaminazione ambientale. E questo, ripeto, a livello di attività diciamo rutinaria delle istituzioni, questo tipo di risposta non è contemplato nella maggior parte delle regioni italiane. La regione che si è mossa per prima e meglio è l'Emilia-Romagna, che ha costruito un percorso integrato per lo studio dell'impatto sanitario degli inceneritori, che ha visto la cooperazione e non la competizione fra gli assessori regionali all'ambiente e alla salute e, a trascinamento di questi, delle strutture tecniche dei due assessorati che hanno lavorato insieme. Ci sono altri esempi meno compiuti di questo, ma che vanno nella direzione giusta. In particolare in Piemonte, in Sicilia, in qualche misura in Toscana. Le informazioni ci sono, ma sta ancora una volta ai cittadini reperirle e metterle in rete. Il cittadino che si vuole informare e che si muove con intelligenza nella rete, andando su siti accreditati quali quelli dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, per esempio, ma anche su siti internazionali come quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, trova dei materiali eccellenti che quantificano l'impatto sanitario dell'inquinamento urbano, in particolare da traffico, sulla salute in modo molto preciso. E quindi questo è un campo nel quale l'associazionismo o il cittadino, diciamo, attivo, se cerca, trova. L'Italia è stata anche scenario della presentazione dello studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su ambiente, salute e siti contaminati. Un primo dato positivo molto recente, e cioè che qualche settimana è disponibile per ora sulla rete, ma prossimamente anche in forma di volume a stampa, un rapporto che si chiama Siti contaminati e salute, prodotto dal Centro Ambiente e Salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di Bonn del 2013, che fa riferimento in particolare a due riunioni internazionali di esperti che l'OMS ha organizzato, una nel 2011 e una nel 2012,
che si sono tenute entrambe in Sicilia, quindi c'è stata una partnership dell'Italia e in particolare della regione siciliana a questo progetto dell'OMS, e questo volume per la prima volta mette un po' a sistema le conoscenze e le definizioni di siti inquinati, tutto l'apparato anche normativo internazionale che definisce un sito contaminato e quindi che poi ci fa capire a valle perché parliamo in Italia di 15.000, diciamo oltre 15.000 è la stima migliore che si trova in questo momento, ma con il sottoinsieme dei 57 di interesse nazionale. Ma c'è ancora molta strada da fare. Il rapporto Sentieri ha evidenziato gli incrementi di mortalità per le popolazioni che vivono nei siti contaminati. Ma a che punto è la prevenzione? Da un lato noi abbiamo delle situazioni in cui le prove sono sufficienti per affermare che, ad esempio, risiedere in prossimità di un sito produttivo nel quale è stato lavorato l'amianto può causare il mesotelioma della pleura in coloro che non hanno un'esposizione lavorativa ma semplicemente risiedono lì. Analogamente possiamo affermare che non è accertato in modo compiuto, ma è probabile, nel senso che prevalgono gli indizi a favore piuttosto che quelli contrari, che risiedere in prossimità di un polo petrolchimico accresca il rischio di tumore polmonare nella popolazione residente. E poi abbiamo con livelli minori di persuasività scientifica molte segnalazioni di possibili effetti avversi sulla salute che richiedono degli approfondimenti per essere pienamente valutati. Allora, avere fatto questa valutazione comparativa della forza, diciamo, del peso delle diverse ipotesi interpretative di relazioni causa-effetto fra tipologia del sito contaminato e specifiche patologie, ci ha poi permesso, nell'esaminare nei 44 siti di interesse nazionale che abbiamo studiato, che non sono la totalità ma sono quelli per i quali un approccio basato su un'analisi di mortalità a livello comunale risultava appropriata, risultava informativa, e considerando 63 cause di morte o gruppi di cause di morte, e abbiamo privilegiato il commento a quegli incrementi di mortalità per le cause che in quei particolari contesti apparivano sicuramente o probabilmente associabili a quelle esposizioni. E questo ci ha consentito di dire che negli 8 anni coperti dallo studio, nell'insieme di questi 44 siti che corrispondono a 298 comuni, che corrispondono a circa 5 milioni di abitanti, abbiamo avuto una sovramortalità complessivamente di circa 10.000 decessi, quindi circa 1.200 decessi l'anno, e di questi 10.000 decessi circa 3.500 per le cause per le quali c'erano delle ipotesi di un nesso causale sicuro o probabile. A fini di prevenzione, a che cosa è sinora servito questo? Fondamentalmente per un lavoro che è contenuto appunto nel secondo dei due volumi del progetto Sentieri, e cioè che per ognuno di questi siti noi abbiamo fornito quelle che chiamiamo delle raccomandazioni. Queste raccomandazioni sono diverse da una situazione a un'altra. In alcuni casi si raccomanda di effettuare degli studi specifici, in particolare
ad esempio per le malattie respiratorie in età infantile, quindi andando al di là di un'analisi di mortalità, ma andando verso uno studio clinico ed epidemiologico dei bambini, in alcuni casi progetti di monitoraggio biologico per misurare il carico corporeo di contaminazione di determinati inquinanti e capire meglio come stanno le cose, in altri casi approfondimenti sulle modalità di esposizione o integrazioni dello studio epidemiologico di area con degli studi su gruppi particolarmente suscettibili e in diversi casi una delle raccomandazioni è stata iniziative di comunicazione con la popolazione, che ovviamente sono necessarie sempre, però noi abbiamo in particolare indicato alcune aree nelle quali abbiamo avvertito un maggiore distacco della popolazione dalla conoscenza e quindi dalla potenziale partecipazione attiva ai processi di bonifica. Quindi lei mi conferma che effettivamente forse in questo momento quello che può tutelare di più i cittadini è l'informazione. L'informazione e più in generale la comunicazione, perché i cittadini hanno delle cose da insegnare ai ricercatori e probabilmente viceversa, ma c'è una necessità di ascolto bilaterale e poi l'altro aspetto, una necessità di trasparenza dei processi decisionali. Faccio un esempio: se noi per bonificare un certo territorio abbiamo un certo bilancio, una certa disponibilità di fondi che sono sempre inferiori a quelli che idealmente si vorrebbero avere, ma questa è una realtà di fatto, la scelta su quali siano gli interventi prioritari deve essere una scelta trasparente e deve essere una scelta della quale vengono esplicitati i criteri, e questo non sempre accade. L'assenza di trasparenza può causare crisi di fiducia e quindi poi divergenza fra e mancanza di comunicazione sostanzialmente fra il mondo dell'associazionismo e il mondo istituzionale, arrivando poi a delle situazioni spiacevoli nelle quali a priori qualunque pronunciamento della parte istituzionale non viene creduto e viceversa qualunque segnalazione dei cittadini o delle associazioni, ad esempio su concentrazioni nel territorio di casi di patologia osservate, chiamiamole diciamola, in modo empirico, non vengono ritenute meritevoli di approfondimento da parte delle istituzioni. Entrambi questi scenari non aiutano e quindi bisogna invece lavorare proprio a potenziare i canali di comunicazione.